Ciao raga e bentornati, per chi non mi conoscesse io sono Denise, benvenuti nel mio paletto. Vabbè raga, benvenuti nel mio canale. Comunque, come avete visto oggi, dietro di me c'è un background diverso, ovvero siete veramente nella mia toilette, raga. E sì, perché adesso andrò a struccarmi, però vi voglio raccontare una storia che ha dell'incredibile. E non so ancora che titolo darò a questo video, ma diciamo che ho ricevuto delle avance, però mi strucco e ne parliamo a tu per tu. Ve la racconto, alla fine ho deciso di raccontarvela, perché ci sta, giusto per spezzare un po' e raccontarvi cosa mi è successo un paio di giorni fa. Quindi vi dicevo, vado a struccarmi, faccio la mia skincare solita con i prodotti, diciamo, i miei best di sempre in realtà, perché ho accantonato questi prodotti per utilizzarne altri di nuovi, che ve ne parlerò magari più avanti, ma oggi andrò a fare la mia skincare con i prodotti che amo, insomma. Quindi io direi di cominciare subito. Mi spiace che non so come sia la qualità, perché ovviamente non sono nella mia stanza, nel mio studio, ma ho messo la mia telecamera qui in bagno con una luce grassa così, capito? E penso che la qualità sia un po' scarsa, però era giusto perché volevo raccontarvi questa storia e facciamo quattro chiacchiere. Quindi inizio nello struccaggio e allora raga, mi tolgo la giacca perché ho caldo. Allora, metto la mia fascetta così siamo più comodi. E raga, il primo step, vado ad utilizzare la mia acqua miscellare di Primark che ho ricomprato e ricompro sempre perché mi trovo da Dio, costa pochissimo e strucca qualsiasi cosa. Trucco veramente poco quando vado ad insegnare, metto il fondotinta. Oggi ho messo un ombretto in crema, ma pochissime cose. Quindi farò in fretta a struccarmi. Succede che vado al lavoro, ok? Per chi non lo sapesse, io faccio la cantante. E succede che ho una serata in questo albergo che da quest'estate che vado a lavorare a fare le mie serate, insomma. E allora cosa succede? Sì, arrivo praticamente, i personaggi, le persone che lavorano in questo albergo sono sempre le stesse, insomma, ciao. Io faccio le mie cose e siamo in tre, io e il mio ragazzo che è pianista, tastierista, e un altro ragazzo che suona il sax, quindi eravamo in tre, io facciamo tutte le nostre cose di routine e arriva il momento in cui devo andare a cambiarmi, ok? Vado a cambiarmi, torno, mentre io faccio anche tutte le mie stories eccetera, vado a scambiarmi e se ci sono le mie stories di quel giorno, scrivemelo nei commenti. Succede che ovviamente è un albergo di lusso, avevo un outfit tutto black perché ovviamente bisogna essere eleganti, vestito nero, insomma un outfit normale, insomma, no? Ok, avevo una gonna, magari mi metto anche una foto, una stories di quello che avevo fatto e vestita di nero con una gonna, una magliettina presa anche da Shein, che quando per quella camicetta lì adoro veramente la follia. Secondo step, uso il mio Foreo, che adoro questo prodottino, e il mio detergente di Biomi, è veramente questo strucca da Dio. Allora, cosa succede? Torno su, ok, perché ovviamente noi ci cambiamo, noi ci cambiamo giù nella spa, perché questo hotel superior qua, zona lago, sono hotel che vanno veramente per la maggiore, ed abbiamo sempre di turisti, qualsiasi mese. E comunque, fatto sta che io torno su dalla spa, che ho cambiato, tutto è sistemata. E ok, mi sono sciacquata e ho deciso il nome giusto è Domenico. Domenico. Allora arriva, mentre io applico la mia seconda, il mio secondo, terzo step, non ricordo più quanto sono, comunque è la mia maschera detergente scrub, maschera 3 in 1 di Garnier, e questo prodotto raga ve lo consiglio se avete una pelle mista grassa, provatelo, perché io da quando lo utilizzo, che quindi sono un paio d'anni, la mia pelle è cambiata tantissimo, e veramente un prodotto che dovete provare assolutamente. Praticamente arriva Domenico e mi viene incontro, e stavo andando verso gli altri due ragazzi, il mio ragazzo e l'altro ragazzo con cui suonavamo, e quindi vado verso di loro e questo si catapulta
mi fa: ah, comunque non ci siamo mai presentati. What? È da quest'estate che lavoro qui, scusami, vuoi dirmi che non ci siamo mai visti? E insomma, in poche parole, questo si catapulta davanti e mi fa: non ci siamo mai presentati. E comunque mi fa: come ti chiami? Io ho detto: mi chiamo Denise, ma ci siamo già visti. E mi fa: sì, perché vuoi dirmi che tu ti ricordi di me? Sai come mi chiamo? Io ho detto: no, manco mi sono posto il problema di sapere come cavolo ti chiami, no? Nella mia testa. E gli ho detto: no, guarda, non so come ti chiami. E si nasconde il cartellino. Ho detto: vabbè. E mi dice tipo il nome al contrario. Ah, ho detto: ah, ti chiami Domenico. E lui mi fa: sì, sì, comunque piacere, Domenico. Vabbè, insomma. Tonico della Garnier, pelle grasse, top anche questo. Domenico, no? Piacere, piacere, Denise. E quindi basta. Il discorso finisce lì. Vabbè, cosa sta che mangiamo, facciamo tutti la nostra cena. Questo praticamente sempre attorno, ovviamente è il barista, quindi praticamente gira per i tavoli, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, ci sta. Arriviamo a fine serata e finisce il concerto, finisce tutto. Noi smontiamo, facciamo tutte le nostre cose, insomma, fai briga, eccetera 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 eccetera. E poi arriva Domenico, si ripresenta lì, fa: ah, no, ma bravo, e mi fa: tieni, questo me l'ha lasciato un cliente per te. E guardo, mi dà questa, come si dice, briquet, no, cosa si dice in francese briquet? No, non accendi i sigari, ma i fiammiferi, no? Ok, una scatoletta di fiammiferi, mi fa: guarda, questo me l'ha lasciato un cliente per te, no? Una scatoletta di fiammiferi. Io ho detto: guarda, io non fumo comunque. E di per lei non avevo capito tanto. Vabbè. E io l'ho messa dentro la mia tasca della giacca. Poi ho continuato le mie cose e poi siamo andati via. Io e Stefano siamo andati via. Ok, ovviamente Stefano era preso da mille cose, carica, scarica. Ovviamente tra le mille cose non è che uno sta lì a guardare chi, con chi parli, con chi cosa, con cosa fai, eccetera eccetera. Anche se poi saprete perché, insomma. Comunque vado avanti, metto la mia crema. E vado a mettere il mio siero Advanced Night Repair, che è questo qua, me l'avevano dato in campioncini da Sephora, e questo prodottino, raga, è una bomba. Io ce l'avevo, devo ricomprarlo, ma costa una barca e mezza, quindi mi accontento dei campioncini. Dentro la scatola apro e cosa c'era? Il suo numero di telefono. Vabbè, e ovviamente c'era scritto Domenico e numero di telefono, ok? Quindi era ben chiaro che mi aveva lasciato il suo numero di telefono, ok? Quindi non era un cliente, ma era stato lui. E insomma, praticamente mi sono trovato questo numero di telefono e lì mi sono fatta delle grosse, grasse risate, perché ho detto: ma scusa. Vabbè che io e Stefano, soprattutto quando si lavora, non siamo una coppia di quelle che sta lì e cipe cipe. Però insomma, penso sia chiaro che io tante volte quando vado a suonare fuori, tanti mi dicono: ah, ma voi siete fidanzati. Quindi in realtà, cioè, quando si suona ci si vede che c'è del feeling, che c'è del tenero, e lui non aveva capito, cioè ci vuole tutta, insomma. Comunque il fatto sta che mi sono fatta delle grosse risate. Poi mi sono detta: ma glielo dico o non glielo dico a Stefano? Ero incerta, e anche perché poi il giorno dopo gliel'avevo detta anche alla mia amica Silvia, che è un'amica cantante, che anche lei lavora lì in quell'albergo. E quindi, parlando così, gli ho detto: ma sì, siamo andati a suonare ieri sera in tal posto, è successo questo, così, anche perché lei lo conosce, quindi anche lei poi si è fatta due risate, insomma. Poi mi sono detta: ma scusami, gliel'ho detto a lei, sia mai che dopo venga fuori che io gli ho detto sta cosa alla mia amica, e dopo magari, non so, viene fuori che non so se ho fatto bene o male. Perché poi in realtà ho detto: vabbè, ci lavoro ancora in questo posto, quindi non vorrei mai che Stefano magari, boh, vabbè, che comunque magari lui, non conoscendo nemmeno Stefano, mica poteva sapere che eravamo fidanzati, no? Ci sta. Metto la mia crema Beyond Me e quindi, raga, è andata così, insomma.
prodottino della Beyond, ma abbiamo di The Ordinary, ed è appunto per gli occhiaie, per idratare la zona contorno occhi. Alla fine mi sono detta no, glielo devo dire a Stefano, e tipo questa mattina, è per quello che alla fine adesso faccio il video così ve la racconto anche a voi, e comunque questa mattina gli ho detto: guarda Steffi, è successo così 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 così, e lui subito mi fa: ma dove? Ma chi? Ma cosa? Ma come? Che poi Stefano non mi sembra un ragazzo geloso, però in quella situazione lì l'ho visto un po' fastidito, no? Nel senso che, beh, giustamente ci sta, scusa, vorrei ben dire. Anch'io se qualcuno gli lasciasse il numero, insomma, mi girerebbero un po' le scatole, no? E tant'è che dopo mi fa... ha voluto sapere i dettagli anche, ha voluto sapere ma come, ma quando, ma come, ma chi? E io alla fine non gli volevo dire il nome, no? Alla fine non volevo dirgli il nome di questo barista. E lui giustamente mi fa... Ah, Domenico! E quindi praticamente aveva già capito la fuori. Ecco raga, io non lo so, alla fine mi sono sentita di dirglielo, mi sarei sentita un po' troppo in colpa. Poi mi sono messa magari anche nei suoi panni, ho detto no, se fosse successo anche da parte sua avrei voluto saperlo. E alla fine gliel'ho detto. Non so, fatemi sapere secondo voi se ho fatto bene oppure no. Però secondo me ho fatto bene, dai. Va bene, dai, dai, ecco. Vi volevo raccontare appunto questa piccola avventura che ho avuto in questi giorni, e spero che il video vi abbia fatto, non so, sorridere o vi abbia tenuto compagnia. Ci vedremo con un altro video presto, non proprio in questa location, magari nel mio studio nuovamente. E basta raga, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Bye! Yeah.